Benvenuti a Secondo Voi, programma di attualità, politica, sul sociale e su temi di interesse generale per la comunità. Oggi parliamo del trasferimento dell'Ufficio di Informazione Turistica. Sarà trasferito a Piazza Cai nell'Ufficio di Informazione Turistica di Piazza Duomo. Il motivo è il risparmio che il Comune di Orvieto deve perseguire su ogni fronte a causa del riequilibro pluriennale. Sembra che nei locali attigui alla funicolare troverà posto un front office, mentre parte degli uffici saranno dislocati alla ex caserma Piave. Sulla decisione insorgono alcuni comuni dell'Orvietano, ma anche tanti commercianti e operanti del territorio che rimangono sempre all'oscuro di tutto. Ma qual è l'opinione del cittadino al riguardo? Ascoltiamo! Beh, oddio, questo forse è la meno peggio, perché la gente quando arriva con la funicolare, insomma, Piazza Cain è un punto d'arrivo, quindi potrebbe anche magari sentire un po' l'opinione di tutti, sarebbe, cioè, della gente che sta sul campo, potrebbe essere, sì, non so se può essere la decisione giusta o meno, però forse sarebbe bene prima sentire chi è che è sul campo, chi lo vive. Ma probabilmente, se facciamo un discorso di logistica, strutturare un ufficio turistico all'uscita della funicolare potrebbe essere anche ottimale, ma credo che invece di avere un solo ufficio turistico in una città dove il turismo è l'elemento cardine, bisogna averne prima di tutto due, uno nel centro e uno nei punti dove i turisti confluiscono naturalmente per l'arrivo dei servizi di trasporto. Quindi comprendo pienamente e condivido pienamente i malesseri, i malumori e le polemiche aperte sia dai commercianti sia dai comuni limitrofi, anche perché da quello che posso sapere, diciamo che dovevano essere fatte delle riunioni, degli incontri prima di arrivare a questa decisione. E comunque resta il fatto che un ufficio turistico, al di là di dove sia posizionato nella città, per una città a vocazione turistica è estremamente limitato. Anche quello praticamente è stato spostato giù, a me va benissimo perché praticamente la gente tanto arriva quasi tutta per la funicolare, se non arriva, sì, per la funicolare, perché poi dall'altro i pullman si fermano giù, vengono portati su e quindi hanno un primo impatto con la città lì vicino alla funicolare. Sì, hanno fatto bene, lì ritorneranno all'opera del Duomo i locali e ne faranno, mi auguro, buon uso, e laggiù andranno laggiù. In conseguenza sono state spese dei soldi per farlo, quindi deve essere utilizzato. Mi dispiace per loro, certo loro la posizione qui a Orvieto al centro era più da parte al Duomo, era più, però stanno bene laggiù. No, secondo me è meglio al Duomo, insomma, nel centro città. Piazza Cai, non è che tutti i turisti arrivano per Piazza Cane, quindi dopo è molto centrato. Secondo me è giusto che rimane al Duomo. Beh, ritengo che forse sì, questa sia una cosa giusta, perché a primo acchito, come suol dirsi, il turista arriva praticamente lì a Piazza Caen, mentre qui nella piazza del Duomo è un po' nascosta, lui con una dovuta pubblicità visiva credo che sia molto meglio metterlo là. Non riesco a capire perché appunto i commercianti contestino questa cosa. Questo adesso rispondo seriamente, questa qui no, hanno fatto benissimo perché Piazza Caine è un posto più strategico, le stesse cose che fanno lassù all'ufficio turistico si possono fare anche da un'altra parte. Secondo me il Comune deve investire nel turismo, anche perché viene messa la tassa di soggiorno, per cui sono soldi che non devono chiudere buchi di bilancio ma devono investire in modo che le aziende possano guadagnare, per cui ci vorrebbero due uffici del turismo, uno a Piazza Duomo come c'è sempre stato e un altro a Piazza Cain. Beh, forse è più comodo per il fatto che comunque si arriva più facilmente a Piazza Cain, che da lì poi si va, poi da lì partono tutte le... Penso che in Piazza Duomo sia più prestigioso avere un ufficio del turismo eccetera piuttosto che relegarlo a Piazza Cain, sì. Certo, insomma viene un po' penalizzato, perché tu vai in Piazza Duomo, ti guardi il Duomo, ti godi tutta la piazza e quindi lì c'è l'assistenza per il turista. Certo. E quindi è stato un po' uno sbaglio questo, penso.
non sapendo il motivo per cui è stata presa questa decisione, non posso dire niente. Così a occhio posso dire che la trovo un po' sballata, dico, perché un conto arrivare al Duomo, vedere il Duomo, l'agenzia del turismo lì vicino per avere dei dépliant, delle spiegazioni. No, dopo arrivati al Duomo i turisti devono ritornare a Piazza Carni per capire che sono arrivati orvieto. Mi pare proprio assurdo, solo orvieto si fanno queste cose. Ma in effetti a Piazza Carni era stato istituito un punto di informazione e per tanto tempo è stato chiuso, quindi era un aspetto anche degradante appunto di una persona che arrivava turisticamente parlando, ma non solo, anche una persona qualsiasi che arriva a Piazza Carni trovava un punto in cui riferirsi per avere un'informazione. Lo spostamento dal Duomo, da Piazza Duomo a Piazza Carni potrebbe essere un risanamento di quella situazione quante. Mi auguro comunque che oltre a questo sia messo anche un particolare occhio al servizio di accoglienza, mi riferisco soprattutto ai pullman che arrivano o ai gruppi che arrivano e che spesso e volentieri non trovano sufficienti posti in cui per esempio i bagni pubblici. Questo è un degrado, glielo posso confermare perché mia figlia tra l'altro è guida turistica di lingua tedesca e ha dovuto spesso e volentieri sentire le lamentele di tante persone, ma non solamente i tedeschi, anche italiani. E quindi mi auguro che insieme a questo spostamento ventilato, e poi non so se sarà attuato, si migliori anche questa fase dell'accoglienza delle persone. Nella prossima puntata parleremo della riforma delle province. Ricordiamo che il programma Secondo Voi sarà possibile vederlo anche sul nostro sito rtua.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci.